Questi soldi qui negli anni 90 sono soldi guadagnati in pochissimo tempo. Loro hanno fatto molto di più, hanno guadagnato molto di più. Perché? Perché il prodotto effettivamente non esisteva. Dov'è il tesoretto? Esiste un tesoretto delle Marche? Sapete che sono un appassionato di marketing e a volte mi chiedo anch'io da dove arrivi questa passione per il marketing. Certo, fa parte di un percorso, ma io sono figlio degli anni 80. Allegria! E negli anni 90 effettivamente arrivavano le televendite. Il Duomo di Milano in miniatura, eccolo qua! Io so che molti di quelli che mi seguono hanno vissuto quel momento storico e hanno idea di cosa fossero le televendite degli anni 90. Oggi mi voglio focalizzare su quello che succedeva negli anni 80 e devo dire un grazie ad Alessandro Garramone. Voi direte, chi è Alessandro Garramone? È il creatore del documentario dedicato a Vanna Marchi e a Stefania Nobile. Divertiamoci! È un documentario che mi sono visto due volte. Raramente succede che io mi riveda due volte le cose, quindi ha fatto una magia per quanto mi riguarda. E così sono andato a fare delle ricerche, ho letto anche delle sue interviste e perché non domani, caro Alessandro, se ti andrà, magari ti intervisterò anche io. Dovete sapere che per questo documentario le cose sono state messe molto in chiaro, ovvero Stefania Nobile e Vanna Marchi, le regine indiscusse delle televendite degli anni 90, non hanno preso un centesimo. E soprattutto lui, almeno dalle interviste che ho letto, aveva un'idea molto chiara di come dovesse andare il documentario ed è stato molto bravo a rimanere sulla linea del ok, sono effettivamente delle truffatrici riconosciute, però ci sono delle cose in sospeso che ti fanno dire ma c'è ancora dell'altro che non sappiamo, rimarrà per sempre un mistero. È stato davvero fenomenale, è una serie che vi consiglio ed è lo spunto per la creazione di effettivamente questo video che mi piace particolarmente perché va a raccogliere un po' dalla mia infanzia. Io non so se vi ricordate Roberto da Crema, per esempio, il baffo. Parliamoci in modo genuino. Allora, Giovanni, Gianluca, Matteo, Francesco, Genoveffa. Ho deciso di fare degli approfondimenti sia da parte di Vanna Marchi e Stefania Nobile, quindi vediamo che cosa fanno. Ricordo che c'è un video anche di Yotobi dove mostrava il corso dedicato alla vendita delle Marchi e non era questo top di corso. Ma ovviamente volevo capire anche che fine avessero fatto quelli che erano ormai i miei compagni di giornata, perché li vedevo ogni giorno negli anni 90, per esempio Aiazzone. Vieni, 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 dai, Azzone. Quanti mobili troverai? Che è stato anche questo un fulcro fondamentale della vendita dei mobili degli anni 80 e 90, è praticamente un'azienda che è andata a morire. C'è un video molto bello dedicato all'esplorazione urbex di alcuni dei capannoni di Aiazzone dove doveva sorgere la città del mobile e lui racconta molto bene la storia. Non mi ricordo il nome, ma ve lo metto qui da qualche parte. Bravissimo, un video spettacolare, complimenti. E ovviamente tutta la storia di Aiazzone che oggi non c'è più, poi è stato acquistato da Mercatone 1. Mercatone 1 comunque non se l'è vista bene, quindi tutte quelle cose che ero abituato a sentire e risentire, ho visto che effettivamente sono andate a morire. E quel video in particolare mi ha lasciato una tristezza importante dentro, perché sai, quando hai un ideale, no? Cioè, quando vedi una cosa in maniera ripetuta tutti i giorni, sai e pensi che quella roba ci sarà per sempre, però effettivamente non è. Insomma, mi ci sono proiettato un attimino. Ho detto ok, io oggi sono su YouTube, domani chi lo sa, magari qualcuno domani si farà le stesse domande su di me. Non lo so. E quindi questo video vuole essere un mashup di quelle cose che effettivamente da piccolino probabilmente mi hanno messo la pulce
del marketing dentro. Voglio tornare a Roberto da Crema, il baffo. Sì! Andiamo a vedere che fine ha fatto il baffo. E lo vedete qui. Questo è il sito del baffo. Si chiama baffoitalia.com. E vende un po' di tutto, è una sottospecie di Amazon italiano. Se andiamo per vedere, vende pure dei massaggiatori, delle robe, tutto quello che effettivamente ha venduto nelle televendite. Adesso si è spostato online. Ci sono dei prezzi assurdi al limite del negozio cinese sotto casa. Ho fatto un po' le pulci al baffo, all'azienda del baffo, o chi per lui, perché effettivamente è un Publistore Group, credo che sia anche abbastanza grande. È un gruppo che nel 2018-2019 superava un fatturato di 2 milioni e 3. Il baffo se la cava tremendamente bene, e c'è assolutamente anche il suo canale YouTube e fa le televendite. Ecco, lui era pazzesco perché ti riusciva a veicolare delle emozioni, ti riusciva effettivamente a farti entrare nel lo devo guardare, devo vedere, e ti fidavi. Torniamo un attimo sul documentario di Stefania e Vanna Marchi, ovviamente di Carramone. Ci sono dei numeri folli per l'epoca. Queste sono riuscite a smuovere 15 miliardi in pochissimo tempo, all'epoca le vecchie lire, quindi parliamo di 7 milioni di euro circa. Poi bisogna vedere al cambio negli anni 90 quanto valessero realmente rispetto all'euro. Tra le altre cose, c'è proprio un sito che fa questo. Un attimo. Se voi volete sapere quanto effettivamente valessero, per esempio, negli anni 90, no? Mettiamo 1890, magari no. Mettiamo 1900, vabbè, facciamo 90, 92, dai. In euro equivalevano a 13 milioni di euro. Questa è una cosa fighissima da sapere e percepire, vi fa capire quanto effettivamente guadagnassero queste signore, fregando effettivamente le povere persone. Perché i coglioni vanno in culo! Per il punto che hanno fatto la storia del marketing e delle vendite. Perché? Perché c'è proprio uno stile comunicativo, linguistico, che cambia e si adatta. Ovviamente è uno stile anche un po' becero, perché a volte attaccava anche l'utente, il cliente, lo faceva sentire stupido, lo faceva sentire sciocco. Oh, l'ardosa! E questo che cosa scatenava nella mente di un utente magari un po' più debole? Loro hanno ragione, io no, adesso devo assolutamente chiamare per capire cosa c'è che non va nella mia vita. E da lì partiva tutta una trafila di truffe, amuleti, cazzi e mazzi. Prima di andare avanti però, questo è un video che parla di sponsor, non vuoi metterci uno sponsor dentro al video? Certo, e parliamo di NordVPN, che mi accompagnerà per un sacco di tempo. Lo sapete, lo utilizzo nei miei viaggi, lo utilizzo per geolocalizzarmi sia in Italia quando sto all'estero, sia all'estero quando sto in Italia, e può tornare utile per svariate cose, per usufruire di promozioni in altre parti del mondo, video in altre parti del mondo perché magari in Italia non ci sono. Quindi NordVPN ci aiuta in questo e ci aiuta anche ad evitare di essere fregati. Se voi andate in un hotel, in un pub e accedete a una wifi gratuita, dovete fare attenzione. Con NordVPN, ecco, avete la protezione integrata. Il piano biennale prevede 4 mesi gratuiti, c'è il soddisfatti o rimborsati, e c'è pure NordPass che vi aiuta a tenere le password in un posto sicuro. Insomma, vi lascio il link in descrizione e adesso andiamo un po' avanti e parliamo e continuiamo a parlare di Vanna Marchi e Stefania Nobile. L'unica cosa che so fare qual è? Vendere. Se avete visto il documentario, vi consiglio di andare a vedere di nuovo. Ecco, potete immaginare quanto fosse il carico economico di queste persone. Ora, se andate a vedere la fine della serie, vi spiega quanto hanno ridato alle vittime, che non erano nemmeno tutte, perché avevano un database di 300.000 utenti. Ma tante persone si sono vergognate di dire di essere state scammate, usiamo un termine un po' più moderno. Hanno dovuto ridare alle vittime tra i 2 e 3 milioni di euro, non voglio essere preciso. Però questi soldi qui negli anni 90 sono soldi guadagnati in pochissimo tempo.
loro hanno fatto molto di più, hanno guadagnato molto di più. Perché? Perché il prodotto effettivamente non esisteva. Gli amuleti erano roba di poco conto, si vendeva il sale, era solo la spedizione, ma anche lì non è che contasse poi troppo. Quindi dov'è il tesoretto? Esiste un tesoretto delle marche? Sappiamo che Stefania Nobile acquistava molto anche orologi di lusso, sapete la mia passione per gli orologi, se ha acquistato dei Rolex negli anni 90 e ha acquistato quelli giusti, beh, facciamolo di più se riesci, regia! Però torniamo a noi, perché io sono andato oltre e sono andato alla ricerca di che cosa facciano oggi le marche, e c'è il sito di Stefania Nobile, che è un sito un po' bruttarello rispetto a... Guardate quanto è bello quello del baffo. Guardate che bello. Che tu puoi prendere Pepsodent a 0,99. In magazzino ci sono 988 articoli. E quello di Stefania invece è un sito che ho fatto in WordPress. Ci sono cose poco curate. Vedete che è un sito messo lì tanto per... Sono andato a verificare anche la partita IVA. Esiste, è una partita IVA esistente. Se non sapete come si fa, ve lo spiego io. Dovete andare sul sito delle agenzie delle entrate, questo vi può tornare utile anche se vi stanno scammando. Inserire il numero di partita IVA e ti dice quando è stata aperta e chi la detiene. In questo caso la partita IVA attiva di Nobile Stefania dal 28/11/2005. Non sto facendo niente di illegale, sull'agenzia delle entrate lo potete fare tutti. Il sito è veramente un po' raffazzonato, vedete le icone messe una sull'altro, con delle magliette un po' caricaturali, sono un po' bruttine, devo dire la verità. 29 euro, vabbè, ci può stare anche come effettivamente supporto. Ora questa è la parte dedicata al sito di Stefania Nobile, poi c'è tutta la parte di vendita, i segreti della vendita di Vanna Marchi, e però qui non ci sono costi, devi effettivamente andare qui, ecco, 199 euro più sessione di video live, che è quello che ha fatto Yotobi, e io non ci riprovo nemmeno. Se volete un corso carino e sicuro fatto da me, andate su plmr.it e c'è il mio corso che funziona ed è sicuro al 100% e ci sono sempre io. Comunque il video voleva essere un excursus veloce su tutto quello che c'è stato negli anni 80 legato alle televendite, che non è molto dissimile da quello che sta succedendo oggi. Quindi questo è un piedino, ok? Una zampetta un po' più addentro a questo mondo che oggi rivediamo. Solo che ce ne accorgiamo di meno, perché spesso non è per spingere un determinato prodotto, ma è per spingere le persone. Quindi le persone comunicano con un'enfasi che è tranquillamente associabile a quella dell'epoca che aveva Roberto da Crema. Oggi si vende la persona, non si vendono più tanto i prodotti. I prodotti vengono acquistati sulla base della persona che lo propone, ma spesso è la persona che effettivamente carica e lo fa un po' come facevano le marche. Torniamo un po' indietro a volte per capire quello che succede nei giorni nostri. Vorrei fare un approfondimento molto più preciso, magari con l'aiuto di Garramone, e noi ci vediamo al prossimo episodio dedicato al marketing, non lo so, vedremo. Ah, c'è una rubrica dedicata agli orologi Rolex che forse Stefania Nobile conosce bene.